Notte bianca a Lucca, si balla fino alle 2. Conto alla rovescia per la serata più attesa dell'estate, che sabato 26 agosto vedrà il centro storico animarsi con musica fuori dai locali, spettacoli e visite guidate. Circa 70.000 le persone attese, che come ogni anno arriveranno in città per partecipare alle decine di eventi in programma. Per far sì che tutto avvenga nella massima sicurezza, il Comune ha quindi predisposto i consueti divieti per i contenitori rigidi e la somministrazione di alcolici, presentati questa mattina a Palazzo Sani dalla direttrice di Confcommercio Sara Giovannini e dal vice sindaco Giovanni Minniti. Abbiamo previsto delle ordinanze per quanto riguarda la somministrazione di alcolici, abbiamo previsto delle ordinanze relativamente ai parcheggi, ai New Jersey, in varie zone della città. E ci saranno 30 operatori della protezione civile che saranno operativi fino alle 2 la notte. Ci sarà un intervento della polizia municipale più massivo per cercare di garantire il più possibile l'evento nella massima sicurezza. In particolare, dalle 18 alle 6 le attività del centro storico non potranno vendere alimenti e bevande in vetro o metallo, contenitori che non sarà possibile portare con sé a partire dalle 21, mentre la somministrazione di alcolici e superalcolici sarà vietata dalle 2, orario in cui si spegnerà anche la musica.